Benissimo, allora buongiorno a tutti, ai presenti e alle persone collegate. Questi sono molti collegati per il 111° Lunch Seminar di Nexat e è un piacere avere con noi Ludovica Pasari, collega del Dipartimento di Giurisprudenza che sta svolgendo ricerca sulla scienza aperta e su temi riguardanti le politiche dei dati. Ludovica è una fellow di Nexa e quindi è con grande piacere che ospitiamo il tuo seminario. Prego. Bene, grazie mille. Dunque, buongiorno a tutti. Oggi parleremo di scienza aperta e protezione dei dati personali e vi racconterò qualcosa del progetto che si è concluso con la pubblicazione di una doppia special issue nel Journal of Open Access to Law sul tema dell'open science della protezione dei dati personali. È un lavoro che trae la sua origine nel mio percorso dottorale, nella mia tesi di dottorato, che è disponibile al link, appunto ha avuto ad oggetto The European Legal Approach to Open Science and Research Data, cioè mi sono focalizzata sulle sfide diciamo connesse all'attuazione delle politiche europee in materia di scienza aperta, con uno specifico focus sui dati della ricerca e sulle tematiche di conformità al GDPR. Nello specifico il mio caso di studio era connesso alla piattaforma di HPC, di calcolo ad alte prestazioni, dell'Università del Lussemburgo, che dispone appunto di questa piattaforma tesa alla finalità scientifica, quindi utilizzata per finalità di ricerca scientifica. Una parte del mio lavoro dottorale era relativo alla tensione, alla relazione tra il trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica e la scienza aperta, nello specifico gli aspetti di apertura dei dati della ricerca. Quindi diciamo che da questa relazione si è sviluppato questo progetto. Dunque, che dire? Innanzitutto due parole su che cosa si intenda per scienza aperta. La scienza aperta nasce come un insieme di istanze portate avanti bottom up da una parte della comunità scientifica, diciamo tra la fine degli anni 90 e gli inizi degli anni 2000, e l'obiettivo delle istanze portate avanti in quel periodo era quello di rendere maggiormente accessibile l'accesso alla letteratura scientifica, le pubblicazioni scientifiche. Quindi la scienza aperta identifica le sue origini nell'open access alle pubblicazioni scientifiche. In 20-30 anni ci sono state parecchie trasformazioni, la scienza aperta è diventata tante cose. In generale possiamo dire che la scienza aperta è definibile come l'apertura di ogni fase del processo di ricerca scientifica. C'è chi in letteratura l'ha definita come una buona scienza. I principi che si connettono all'approccio alla scienza aperta sono quelli dell'accesso, della collaborazione, della condivisione, della trasparenza, dell'integrità, ma anche dell'eguaglianza epistemica e dell'inclusività. Ovviamente come apertura, quando si parla di apertura del processo di ricerca scientifica non si intende un'apertura indiscriminata, un'apertura senza limiti. La formula alla base è as open as possible, as close as necessary, quindi c'è sempre una forma di bilanciamento. E abbiamo detto che l'origine della scienza aperta è da riconnettere a istanze bottom up, quindi da parte della comunità scientifica, ma appunto si è trasformata molto come fenomeno ed è stato intercettato dalle istituzioni, in primis di grande rilevanza la prima raccomandazione UNESCO in materia di scienza aperta del 2021, però sono state anche molto attive le istituzioni europee nel settore della scienza aperta. E la scienza aperta ha fatto il suo ingresso anche nel hard law e il riferimento più rilevante va al regolamento 695 del 2021, che è il regolamento che di fatto istituisce il nono programma quadro di finanziamento alla ricerca, il programma Horizon Europe, che sostituisce il precedente, l'Horizon 2020. E all'articolo 2, al punto 9, viene definita la scienza aperta, viene definita come un approccio al processo scientifico basato su cooperazione, strumenti di diffusione delle conoscenze aperti e comprensivo degli elementi indicati all'articolo 14. Cosa ci dice l'articolo 14? L'articolo 14
14 del regolamento, del stesso regolamento, del regolamento che istituisce il programma Horizon Europe, ci dice che il programma, quindi Horizon Europe, incoraggia la scienza aperta, quale approccio al processo scientifico, basato sul lavoro di cooperazione, sulla diffusione delle conoscenze e in conformità a vari elementi, e pone l'attenzione su due aspetti: l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto ai dati della ricerca. Di fatto, questo, appunto, con questa espressione largamente intesa di scienza aperta, di fatto è questo il significato a cui rimandiamo quando parliamo di scienza aperta. Il progetto si è sviluppato, due parole sulla metodologia, a partire da due premesse. Da un lato il quadro giuridico europeo, quindi a quello era il riferimento, il progetto appunto aveva una prospettiva del diritto dell'Unione Europea, il quadro delle politiche europee. E la seconda premessa è quella che ho definito come il paradosso dei dati della ricerca nella scienza contemporanea. Per quanto riguarda il quadro giuridico dei dati, nel quadro giuridico europeo in materia di dati della ricerca, il primo riferimento, fondamentale riferimento, va sicuramente al GDPR, al regolamento in materia di protezione dei dati personali, che insomma non è più così giovane, è il regolamento 679 del 2016, che all'articolo 1 ci dice che nel definire gli obiettivi, le finalità, l'oggetto e la finalità del regolamento, ci dice che il GDPR ha l'obiettivo di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e però non ostacola la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione. Questo in generale, articolo 1. L'articolo 89 ci dice qualcosa di più specificamente sul settore della ricerca, e appunto rubricato garanzie ed eroghe relative al trattamento ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica e a fini statistici. L'articolo 89 prevede appunto che i dati trattati per finalità di ricerca, e appunto il riferimento va sia alla finalità di ricerca che a finalità statistiche che all'archiviazione nel pubblico interesse, debbano essere trattati ponendo in essere una serie di garanzie e ponendo in essere una serie di misure organizzative di sicurezza a tutela del data subject, degli individui coinvolti. Fa esplicito riferimento al principio di minimizzazione dei dati, quindi un trattamento di dati che sia adeguato, una quantità di dati che sia adeguata alle finalità con cui viene posto in essere uno specifico trattamento, e poi fa riferimento ad una serie di deroghe che possono essere poste in essere per trattamento di dati personali per finalità di ricerca scientifica. Alcune deroghe sono, per questo specifico tipologia di trattamento dei dati personali, sono previste all'interno dello stesso GDPR, in vari punti del GDPR, e un'altra serie di deroghe è previsto che a livello nazionale si possano porre in essere delle ulteriori deroghe, quindi c'è un ambito abbastanza considerevole di discrezionalità a livello nazionale in relazione a appunto al trattamento di dati personali per finalità di ricerca scientifica. Quindi lo scenario identifica un livello in più di complessità per quanto riguarda i dati della ricerca, specificamente i dati della ricerca di carattere personale, il livello di normativa relativo al GDPR e il livello nazionale, quindi da parte degli Stati membri. Tuttavia, appunto, il GDPR, dicevamo, non è più così giovane, e accanto ad esso occorre tenere in considerazione, quando si guarda alla politica dei dati, un'altra considerevole serie di testi normativi. Nella slide è proposta una tabella che tratta da paper The Politics of Data in the EU Law del professor Pagallo, e una mappatura dei testi normativi o già approvati in corso di approvazione, proposti in corso di approvazione al momento in relazione alla cosiddetta politica dei dati largamente intesa. Molti di questi testi normativi hanno a che fare coinvolgono i dati della ricerca e il settore della ricerca. Quindi, come dire, lo scenario dal punto di vista giuridico è sicuramente molto complesso. La seconda premessa metodologica dell'analisi del progetto che è stato sviluppato in relazione a Open Science e Data Protection è quello che ho identificato come il paradosso dei dati della ricerca nella scienza contemporanea. In che cosa consiste questo paradosso? È di fatto una tensione tra una scienza che è definita data driven, o perlomeno c'è una forte spinta affinché
il ruolo dei dati all'interno della ricerca acquisisca sempre più valore, e quindi c'è uno sforzo da parte delle istituzioni nell'identificazione di una data driven science che mette al centro i dati, che presta grande attenzione ai dati, che identifica i dati come identifica un grande potenziale dei dati nel settore della ricerca. E dall'altro lato c'è quella che in letteratura viene definita come una cosiddetta crisi della riproducibilità o crisi della ripetibilità. C'è un intero settore di ricerca che indaga le cause, gli elementi e in che cosa consiste specificamente la crisi della riproducibilità o ripetibilità degli esperimenti scientifici. Di fatto basti considerare che ci sono che la scienza sta affrontando delle difficoltà connesse alla ripetibilità degli esperimenti, alla prova di fatto, alla verificabilità, connesso alla verificabilità dei risultati degli esperimenti scientifici per una serie di cause. Una delle cause è anche la scarsa propensione alla condivisione dei dati da parte di ricercatrici e ricercatori. Tra i riferimenti di bibliografia che propongo, Miyakawa, in un contributo del 2020, fa riferimento alla sua esperienza di editor in chief di un giornale scientifico, Molecular Brain, in cui ha assistito in prima persona alla difficoltà di ottenere accesso al dataset alla base di una serie di sperimentazioni scientifiche, anche unicamente in fase di peer review degli elaborati ricevuti come editor in chief della rivista. Quindi di fatto c'è questa tensione da un lato tra una linea istituzionale, se si vuole, anche particolarmente che guarda alla scienza e al potenziale dei dati nella ricerca scientifica, dall'altro lato una crisi della riproducibilità che è anche connessa ad una scarsa una scarsa propensione alla condivisione dei dati della ricerca. Alla base del progetto ci stavano anche tre necessità fondamentali, si sono collocate tre necessità fondamentali. La prima è connessa all'estensione del dibattito giuridico. La scienza aperta ha dei grandi nodi connessi alla proprietà intellettuale e appunto alla gestione, alla titolarità dei risultati nel processo aperto di ricerca scientifica, e questo infatti è un settore particolarmente analizzato e indagato, che ha una sua storia e sue criticità, ma anche appunto una letteratura molto nutrita. Faccio riferimento a Willis 2022, ma anche ovviamente alla ricerca del professor Caso, Thomas Margoni, ma penso anche ai progetti di Caterina Sganga, Sant'Anna, proprio sul tema. Accanto però alle problematiche connesse alla proprietà intellettuale è emerso recentemente sono emerse una serie di sfide connesse al ruolo dei dati personali trattati per finalità di ricerca scientifica, e nella slide faccio riferimento ad un contributo di Lonnie Besançon e i suoi colleghi, tra cui anche Paola Masuzzo, che analizza proprio la rilevanza che hanno avuto i dati della ricerca nel periodo emergenziale di Covid, della pandemia di Covid, e l'apertura e il potenziale accessibilità appunto a tali dati. Quindi la prima necessità che perseguiva il progetto era quella di estendere il dibattito giuridico. Ovviamente poi c'è anche una necessità di estensione dell'ambito territoriale da considerare. Come ho detto, il progetto si è basato, si è sviluppato sulla normativa europea, però ci sono almeno due motivi rilevanti che richiedono che sia esteso l'ambito territoriale di riferimento. Il primo è il riferimento a quella che in letteratura è stata chiamata come la portata extraterritoriale del GDPR, del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali. Dall'altro lato c'è una necessità intrinseca della ricerca scientifica e della ricerca scientifica che si rivolge alla collaborazione globale, alla cooperazione a livello internazionale. La terza necessità era relativa ad un ampliamento dei saperi coinvolti, di base la scienza aperta richiede che vengano interpellati più saperi, che vengano messi in dialogo più saperi differenti, e quindi di fatto emerge
la necessità di adottare un approccio interdisciplinare o perlomeno di favorire quanto più possibile un dialogo tra saperi differenti. Queste premesse iniziali questa necessità alla base hanno, ci hanno indirizzati nel dialogo con Ginevra Perugini e Diederico Francesconi, che sono parte del comitato scientifico della rivista JOL, a strutturare questo lavoro in due parti. Una prima parte connessa di fatto alle tematiche più generali di inquadramento delle sfide della relazione tra apertura identificata attraverso il modello dell'open science e potenziali rischi e limiti relativi alla tutela dei dati personali, e una seconda parte invece più strettamente giuridica, con contributi appunto di stampo più giuridico e alcuni di carattere tecnico. La prima parte ha trovato come commentario finale, come elemento di chiusura, come analisi di chiusura, John Wilinski, che peraltro ho conosciuto grazie a Nexa, per l'incontro di Nexa tenuto lo scorso anno, in cui è stato presentato il suo libro. In quell'occasione appunto ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, si è creato un bel dialogo, è diventato, insomma, ha seguito questo progetto con grande entusiasmo, devo dire, in tutte le sue parti, in tutti i suoi sviluppi, e quindi, come dire, c'è stato anche questo legame con Nexa che ci tenevo a raccontare. E la seconda parte invece è stata conclusa da un commento di Veronique Simina, che all'epoca della pubblicazione, a settembre, lavorava allo European Data Protection Supervisor, ad oggi lavora in Commissione Europea, la dottoressa Simina è esperta di trattamento di dati personali per finalità di ricerca scientifica, ha partecipato, ha lavorato, collaborato alla stesura delle opinion congiunte di PB e di PS in materia di ricerca scientifica, e quindi era rilevante avere un contributo da parte di chi di fatto ha analizzato questo tema dal punto di vista delle istituzioni. Dunque, per portare un pochino la visione generale del tema, del ricco tema che ha tantissime sfaccettature e che sono state trattate dai vari contributi della Special Issue, è possibile identificare una convergenza tra politiche in materia di scienza aperta che mirano ad un ampliamento e condivisione dell'accesso al sapere, nello specifico dell'accesso ai dati della ricerca e la tutela dei dati personali? Dunque, per rispondere a questa domanda sicuramente occorre sgombrare il campo da una serie di fraintendimenti. Innanzitutto, spesso quando si affronta il tema tra apertura e chiusura si parte da un'errata duplice premessa. Qual è questa errata premessa? L'errata premessa è connessa a una visione della scienza aperta come una visione di apertura indiscriminata, come una visione di accesso indiscriminato. Lessig la chiamava la dittatura della tirannia, in realtà, la tirannia della trasparenza in relazione al dibattito sugli open data degli inizi degli anni 2000. Però, come dire, questa visione è qualcosa di ancora radicato. In quest'autunno, in un incontro al Politecnico, un giorno dedicato alla presentazione della policy di Ateneo interna al Politecnico sulla gestione dei dati della ricerca, un professore che ha partecipato all'incontro come uditore, l'oggetto dell'incontro erano le politiche europee, un excursus sulle sfide giuridiche e su come essere conformi di fatto a quanto il legislatore europeo ha previsto in relazione ai dati della ricerca, non unicamente dati personali, largamente inteso. E il professore, nella sua domanda, ha svelato una delle problematiche. Ha detto: ma fino a che punto io devo essere aperto? Chi me lo dice che cosa posso fare? Cosa devo fare per essere conforme con le indicazioni a livello europeo? E ovviamente questo è un tema. L'identificazione, insomma, l'attenzione all'aspetto definitorio relativo al concetto di apertura. Quindi è fondamentale partire dal ribadire il fatto che open science non significa apertura indiscriminata, come protezione dei dati personali non significa limite al trattamento dei dati personali o blocco al trattamento dei dati personali o barriera al trattamento dei dati personali.
Vero è che in relazione specificamente ai dati della ricerca, a livello europeo si è instaurato un modello di apertura dei dati della ricerca che è, diciamo, definibile come il modello dello sharing and reuse, cioè l'approccio europeo ai dati della ricerca è quello della condivisione e del riutilizzo, che è evidentemente un aspetto dell'apertura, non l'unico. Di fatto ad oggi la priorità è connessa alla buona gestione dei dati della ricerca, ad una buona gestione anche da un punto di vista tecnico dei dati della ricerca, ad una cura della gestione del dato della ricerca. E un esempio di questo approccio e di questa priorità più che altro è l'adozione, l'identificazione dei cosiddetti FAIR Data Principles, cioè i principi dei dati FAIR. I principi dei dati FAIR sono un insieme di principi, di linee guida, sviluppati a livello di comunità scientifica, ma recentemente trovano menzione sia all'interno della direttiva 1024 del 2019, la direttiva relativa agli open data, nello specifico all'articolo 10, sia all'interno del regolamento 695 del 2021 istitutivo dell'Horizon Europe, di cui abbiamo parlato poco fa. I FAIR Data Principles si identificano delle linee guida, dei principi da adottare per una buona cura dei dati. FAIR è un acronimo che identifica quattro caratteristiche: findability, accessibility, interoperability e reusability dei dati della ricerca, e per ogni caratteristica sono state sviluppate una serie di operazioni che devono essere poste in essere proprio per, come dire, garantire una buona gestione del dato. Non è l'unico modo per garantire una cura del dato, però il riferimento ai principi FAIR adesso sono entrati appunto nel quadro normativo, peraltro sono anche stati richiamati recentemente dalle linee guida dell'AGID relative all'implementazione di fatto del quadro normativo italiano del riutilizzo dei dati, degli open data, dei dati del settore pubblico. Quindi c'è stata un'adozione, anche un'estensione dell'applicazione di FAIR Data anche con riferimento ai dati del settore pubblico. E potrebbe sembrare scontato che sia una priorità la buona gestione dei dati della ricerca, che viene prima dello sharing e del riutilizzo, però non è affatto scontato è sufficiente interfacciarsi con coloro che trattano dati ogni giorno per finalità di ricerca, con ricercatrici e ricercatori, ma anche con coloro che supportano ricercatrici e ricercatori nelle loro operazioni sui dati, e faccio riferimento alla figura del data steward che a livello italiano si sta, come dire, formalizzando, sta prendendo forma, e c'è una comunità di data steward molto attiva ed entusiasta, e appunto è sufficiente interfacciarsi con loro per comprendere che ci sono un grandissimo numero di problematiche connesse alla buona gestione del dato della ricerca. In primo luogo pensiamo all'archiviazione nel lungo periodo. Un recente report dell'IRC, di un gruppo di esperti nominato dall'IRC e dalla Commissione Europea, ha messo in luce come ad oggi ci siano molti pochi repositories a livello europeo che garantiscano di fatto le caratteristiche previste a livello di Horizon Europe per quanto riguarda la fairness dei dati, la buona cura, la buona gestione dei dati della ricerca. Quindi di fatto questa duplice premessa errata, che si basa su appunto un'interpretazione che distorce il concetto di apertura come un'apertura indiscriminata, quello di protezione dei dati come quello di limite, in realtà dovrebbero fare, insomma, il tema molto più a che fare con la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, che da un lato sono ricercatrici e ricercatori, dall'altro è il data controller del GDPR, che non appunto una tensione inconciliabile. Il secondo fraintendimento è relativo alle evidenze empiriche. Di fatto non è vero che vi è una propensione dei data subject, degli individui, a non condividere i dati per finalità di ricerca scientifica, ma anzi ricerche empiriche, evidenze empiriche,
quantitative hanno messo in luce che vi è una propensione dell'individuo a condividere i propri dati e a permetterne il trattamento nella misura in cui il trattamento persegue una finalità di ricerca scientifica. E faccio riferimento alle ricerche contenute nell'Eurobarometro 2020, ma anche alle recenti pubblicazioni di Marcello Ienca. Anzi, quello che emerge soprattutto dall'analisi riportata da Ienca nella sua pubblicazione, ciò che emerge è come limite è la scienza chiusa. Quindi il GDPR è garantito, è rappresentato dal data subject come una garanzia che quei dati siano trattati secondo specifici requisiti che garantiscono appunto un legame fiduciario tra il data subject e colui che tratta il dato, il ricercatore in questo caso. E poi un fraintendimento connesso alla visione del quadro normativo europeo come una barriera insormontabile, perché di fatto è un approccio che è molto poco utile a affrontare le sfide che poi ogni giorno si trovano a dover fronteggiare ricercatrici e ricercatori nel porre in essere attività di ricerca che coinvolgono il trattamento di dati personali. Ed è molto più una questione di bilanciamento in primis tra il diritto alla scienza, che a livello internazionale vede il riferimento dell'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma anche l'articolo 15 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Politici e Sociali, e la protezione dei dati personali dall'altro lato. Tutto questo cosa ci dice? Che non ci sono problematiche, che c'è una convergenza e una situazione priva di sfide tra l'apertura della scienza aperta e la tutela dei dati personali trattati per finalità di ricerca scientifica? Evidentemente no, le sfide sono moltissime e sono state mappate nel lavoro che abbiamo posto in essere in quattro tipologie di fatto. Sfide connesse al contesto e sfide di tipo epistemologico di fatto hanno molto a che fare con l'aspetto definitorio di interpretazione del concetto di apertura, sfide di coordinamento giuridico, sfide tecniche e quindi appunto proprio connesse all'infrastruttura o tecniche insomma che coinvolgono il settore le tematiche appunto più tecniche del trattamento dei dati e sfide di governance. Sulle contesto della scienza aperta e le sfide epistemologiche, come dicevo, è fondamentale porre attenzione sul concetto di apertura, non solo su come l'apertura sia stata interpretata fino ad oggi, su come sia cambiato il concetto di apertura e su come sia auspicabile che venga interpretato il concetto di apertura per evitare distorsioni di cui si hanno già qualche evidenza. Sicuramente con questo tema è connesso agli aspetti applicativi della buona gestione dei dati della ricerca, ma anche alle questioni relative alla geopolitica e alle sfide che a livello europeo si hanno nel tenere insieme una determinata visione di apertura e il contesto geopolitico, le tensioni a livello geopolitico. Per quanto riguarda le problematiche di coordinamento giuridico, vi è sicuramente un nodo cruciale rappresentato dal legame tra la disciplina del GDPR e la disciplina in materia di open data, che è rappresentata dalla direttiva 1024 del 2019, che appunto è la direttiva in materia di open data, ma che ha inserito all'interno del suo ambito di applicazione anche i dati della ricerca scientifica. Infatti l'articolo 10 è proprio rubricato Research Data ed è appunto relativo all'apertura dei dati della ricerca. Un altro aspetto che sicuramente è molto sfidante, connesso più propriamente alla disciplina della data protection, che è quella dell'identificazione della base giuridica. Molto spesso per attività di ricerca scientifica la base giuridica utilizzata per trattare dati personali è quella del consenso e un rilevante e interessante contributo di Dara Allinan e dei suoi colleghi ha posto in essere attraverso un'analisi empirica quantitativa sviluppata nel settore della
ricerca scientifica nel campo della psicologia, ha posto in essere, ha posto in luce come la base giuridica del consenso sia evidentemente inefficace e non adeguata a sostenere le sfide del settore. Per quanto riguarda le problematiche di coordinamento giuridico, sicuramente guardando pro futuro allo European Earth Data Space e alle diciamo recenti ai recenti testi normativi a livello europeo in materia di dati, sicuramente un aspetto molto rilevante. Pensiamo anche al tema del concetto del data altruism ai sensi del Data Governance Act, quindi appunto i problemi di coordinamento giuridico stanno continuando, ci sono nuovi filoni di questa specifica, di questo specifico aspetto trattato nella special issue. Ci sono poi appunto due altri filoni problematici, alcune questioni di governance sul ruolo per esempio nella cosiddetta citizen science del scienziato non professionista, abbiamo guardato anche all'approccio australiano in materia di scienza aperta con il contributo di Missing, proprio nell'ottica di un'estensione anche territoriale di cui parlavamo all'inizio, e sicuramente un aspetto molto rilevante relativo alla governance è quello sviluppato da Anat Lior relativo alla ricerca nel settore dell'intelligenza artificiale, alla commissione pubblico-privata nel settore dell'intelligenza, della ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale. Leggevo questa mattina Antonio Vetro, che sulla lista Nexa ha fatto riferimento ad una recente dichiarazione appunto relativa all'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore scientifico, quindi come dire molto in linea con il contributo di Anat Lior. Dal punto di vista tecnico le sfide sono molteplici, due sono stati gli aspetti che sono stati analizzati principalmente. Uno è relativo alla sicurezza dei dati se ne sono occupati specificamente Attier e i suoi colleghi berlinesi relativamente all'approccio da loro adottato nel garantire sicurezza informatica ai dati personali trattati per finalità di ricerca scientifica, nello specifico ricerca biomedica. E poi c'è tutto un aspetto di opportunità che sono state quelle indagate da Shalini Curapati e Luca Belli sul ruolo dei dati sintetici e sul potenziale dei dati sintetici nel contesto della ricerca scientifica, che al momento è un aspetto non particolarmente indagato, ma sicuramente molto rilevante. Penso di aver esaurito il mio tempo e quindi vi ringrazio e insomma sono pronta ad ascoltare le vostre domande e i vostri commenti sul lavoro. Va bene, grazie mille per la tua presentazione. Io magari per rompere il ghiaccio così introdurrei una domanda un po' generale sul, certo. sul tuo lavoro, poi vediamo se saranno senz'altro altre domande su aspetti più specifici. Tu all'inizio parlavi di ostacoli alla condivisione dei dati da parte dei ricercatori. Mi chiedevo se tu conosci, se hai visto degli studi che hanno queste difficoltà al modo in cui le comunità scientifiche sono strutturate, anche rispetto al tipo di carriera accademica che sono richieste, perché sappiamo che adesso l'università spinge molto sulla competizione tra atenei, ma anche tra ricercatori, e sulla, per esempio, nella valutazione rientrano anche brevetti, rientrano anche forme diciamo di appropriazione dei risultati. Quindi mi chiedevo se sei a conoscenza di studi che hanno affrontato questo aspetto, l'aspetto del modo in cui le comunità scientifiche sono strutturate nell'università odierna e in che modo questo può essere un ostacolo alla condivisione, quindi ai principi della scienza aperta. Puoi rispondere adesso, se va bene. Allora, sì, non vedo delle domande nella chat, quindi inizio a rispondere, poi magari emergono altri spunti. È un buonissimo punto, perché ci sono
più difficoltà connesse a questa, a quella che io ho chiamato scarsa propensione dei ricercatrici e ricercatori nei confronti della condivisione. Ci sono più ragioni, ci sono moltissimi studi, ci sono più ragioni, ci sono sicuramente delle ragioni, come dire, sociali, culturali connesse all'ambiente della ricerca, quindi c'è sicuramente una dimensione connessa alla tutela che la ricercatrice o ricercatore può avere nei confronti del proprio dataset per poter sfruttare al massimo il potenziale dei propri dati e non permettere a terzi di trarre vantaggio potenzialmente. Questo è era un tema molto forte anche anni fa connesso all'apertura delle pubblicazioni. Ecco. Vi è sicuramente una dimensione sociale del fenomeno. In realtà, secondo me, un aspetto molto rilevante è connesso all'insieme di lavoro che è necessario porre in essere per condividere i propri dati. Abbiamo detto che la priorità non è la condivisione, ciò che viene prima è la cura del dato. Per avere un dataset curato con ricchi metadati, specifico nella provenienza, che abbia adottato la più adeguata licenza, è richiesto un considerevole tempo, una considerevole cura e anche una serie di competenze che non necessariamente un ricercatrice o un ricercatore possiede, perché è evidente che se sono un biologo, se sono una ricercatrice nel settore sanitario ho altri obiettivi che non siano quelli di scegliere la più conforme licenza o come dire, porre in essere le più adeguate misure di sicurezza organizzative per tutelare la protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti. Quindi c'è sicuramente un aspetto di difficoltà di realizzazione ed è questo secondo me il motivo per cui è così rilevante la data stewardship, cioè porre l'accento sul supporto, sulla cura del dato, della gestione e sulla figura del data steward che dovrebbe essere colui che, come dire, colui o colei che supporta e identifica i nodi problematici. Peraltro ci sono situazioni in cui il ricercatore non sa se può o non può condividere i dati, perché teme che ci siano aspetti che non ha tenuto in considerazione, perché teme di non essere conforme a un quadro normativo complessissimo. Abbiamo visto prima, appunto, non c'è unicamente il GDPR, abbiamo moltissimi testi normativi che hanno un riferimento, un impatto sulla gestione dei dati della ricerca. Quindi c'è anche una difficoltà proprio empirica di gestione del proprio dataset. Quindi questa figura del data steward è una figura che va oltre quella del data protection officer, sì, di un'istituzione, sì, come la nostra, che conosce tutti gli aspetti, sì, della data protection. Vedo Federica Capelluti collegata, che è sicuramente esperta, la professoressa Capelluti, in materia di data stewardship e di gestione, insomma, di questa figura di link, di intermezzo, di interfaccia con coloro che effettivamente trattano i dati all'interno di un processo scientifico. È una figura cruciale e la protezione dei dati personali, le tematiche, le sfide connesse al trattamento di dati personali diventano una parte di quelle che devono essere tenute in considerazione nella buona cura, nella buona gestione dei dati. Ah, poi facevi riferimento alla valutazione della carriera accademica, sì. Un aspetto considerevole è connesso appunto all'oggetto della cura dei dati. Una pubblicazione permette di, come dire, insomma, di avere un elemento che sia tenuto in considerazione nella valutazione e nell'avanzamento della carriera, avere un buon dataset curato che ha richiesto moltissimo sforzo, una grandissima collaborazione, magari anche degli investimenti non unicamente di tempo e di competenze, ma anche economici, dei propri fondi di ricerca, magari appunto non ha lo stesso riscontro a livello di carriera del singolo ricercatore o ricercatrice. Quindi c'è anche questo aspetto. Certo. Giacomo? Ludica, tu hai parlato, cioè, il tema incidentale, quindi se non c'è molto da dire non preoccuparti. Mentre parlavi a un certo punto hai passato in rassegna questo problema che, di cui anche io mi sto rendendo conto sempre più spesso, cioè un problema terminologico di definizioni, diciamo così. Con Maurizio recentemente ad esempio ci siamo posti il problema di cosa voleva dire essere open nell'intelligenza artificiale, no? Per esempio.
Cioè, se io già penso che open source è una cosa, open AI è un'altra cosa, open data è un'altra cosa ancora, allora non c'è bisogno di formalizzare un po', cioè cosa mi puoi riflettere da questo punto di vista? Perché secondo me c'è una gran confusione, si usa lo stesso termine in modo molto diverso e non c'è una definizione univoca, diciamo, anche poi all'interno di diversi settori. Ma... Sì. Sì, no, no, cogli un punto decisamente rilevante. Parlavo prima, facevo riferimento al case study della mia tesi dottorale, che è stata la conformità al GDPR della piattaforma HPC dell'Università del Lussemburgo. Il GDPR, appunto, abbiamo detto, non è più così giovane, i concetti li conosciamo tutti, giuristi e non, ne abbiamo sentito parlare tantissimo. Eppure il primo scoglio che io ho avuto nel rapportarmi con computer scientist che gestivano la piattaforma era su che cosa io intendessi per dato personale, che poi non lo intendevo io, me lo intendeva il legislatore europeo, e che cosa loro intendessero per dato personale. E comunque in quel caso abbiamo un regolamento europeo che mi fornisce una definizione con tutti i limiti e la flessibilità propria del GDPR, però abbiamo, come dire, plurimi strumenti a supporto. Per quanto riguarda il mondo dell'openness, dell'apertura, dell'open, i riferimenti, sì, insomma, abbiamo insomma, Luc Sutet, uno degli autori della Special Issue, che è un economista, ex rettore dell'Università di Maastricht, in maniera molto provocativa sottolineava come ad un certo punto a livello europeo tutte le iniziative fossero correlate all'aggettivo open. Quindi abbiamo Open Innovation, Open Data, Open Research Data, che è una cosa differente dall'Open Data. Quindi, insomma, è come dire, un vaso di Pandora. C'è sicuramente un enorme problema definitorio anche all'interno della stessa comunità che si occupa di apertura della scienza. E dall'aspetto definitorio, come dire, è molto rilevante nella misura in cui poi ci aspettiamo delle politiche attuative a livello nazionale, a livello locale, di singola istituzione di ricerca, per essere conforme a un quadro di politiche europee oppure a un'idea di un'attuazione del quadro di diritti connessi alla scienza a livello internazionale. È un punto determinante su che cosa si intenda per apertura. E anche insomma, secondo me, dall'aspetto definitorio passano molte delle distorsioni del fenomeno di open science a cui già assistiamo. Quindi sicuramente c'è un grossissimo problema definitorio. C'è un problema definitorio, diciamo che rispetto a qualche anno fa c'è molta attenzione in quest'ultimo periodo in relazione alla scienza aperta, da più parti, nel bene e nel male, quindi da questa grande attenzione, insomma, penso che sia il momento giusto per chiarire anche che cosa sia auspicabile che sia l'apertura, non unicamente quello che, no, dove si intenda andare. C'è Mauro Paschetta che... Sì, abbiamo fatto un commento Sì. sulla... Sulla comunità italiana dei data steward, che Mauro è data steward al Politecnico, quindi c'era una domanda. Sì, volevo chiederti una cosa. Quando hai introdotto il tema dell'open science, hai fatto riferimento al principio di uguaglianza epistemica Sì. come essenziale a affrontare sia la cura dei dati, ma poi anche di tutto il processo della ricerca. Allora, questo ovviamente pensando al problema della protezione dei dati personali, o comunque dei dati personali, della ricerca, considerati dati di ricerca, diciamo, apre uno spettro di problemi molto ampi, dal problema di non discriminazione, ma mi viene da pensare anche al suggerimento che è dato in chiusura alla possibilità offerta dell'utilizzo di dati sintetici. E quindi mi rendo conto che la domanda è appunto aperta. Ma ti chiedo che cosa di darci qualche Sì. suggestione sul punto. E un ultimo punto a cui sono particolarmente, insomma, che mi interessa particolarmente, e in qualche misura si connette a che cosa sia auspicabile che sia l'apertura. L'apertura è stata tante cose, c'è stato un primo momento di attenzione nei confronti, del fenomeno dell'open access e dell'open science come, democratizzazione, come, possibilità di accedere maggiormente, come dire, in primo luogo alla letteratura scientifica. Poi la scienza aperta è diventata qualche cosa. Altro, c'è stata una risposta a livello istituzionale. Ad oggi ritengo che la più grande sfida relativa all'apertura è quella del pluralismo, di comprendere che cosa,
quale sia la visione di apertura che ad oggi sia più necessaria. E per questo motivo è fondamentale tenere in considerazione sia il principio di inclusività che di eguaglianza epistemica, anche perché appunto c'è un grosso tema di sottorappresentazione in determinati settori della ricerca scientifica e questo si lega specificamente alle potenzialità del dato sintetico e di come questo possa, come dire, aggirare i nodi problematici connessi al trattamento di dati personali. Sui dati sintetici che al momento c'è poca chiarezza da un punto di vista giuridico normativo, si attendevano linee guida e sul punto come dire, molte sono le potenzialità. È anche impegnativo da un punto di vista tecnico porre in essere dei progetti di ricerca che siano sviluppati a partire da dati sintetici, ma sicuramente quello può essere uno di quegli strumenti tecnologici a supporto di una, come dire, di una tematica che è prettamente giuridica, che è quella della tutela dei soggetti coinvolti. Non so se ho risposto alla tua domanda, ho tante idee, grazie. Se posso collegare questo concetto di dati sintetici, soprattutto per la ricerca scientifica nell'ambito medico, sì. Perché ad esempio noi abbiamo in Italia il 110 del codice privacy, che è abbastanza restrittivo da un punto di vista strettamente giuridico, quindi più che una domanda è forse un punto di riflessione, cioè quanto a livello europeo, anche con l'European Health Data Space, ci si sta muovendo su un concetto più non permissivo, ma che fa leva forse sulle misure tecniche organizzative, sulla governance del dato per facilitare quello che è l'uso dei dati sanitari, e quanto forse, vedendo anche un po' la comunità sanitaria, cioè la ricerca proprio in ambito sanitario, il 110, il passaggio dal garante, sia visto effettivamente come un ostacolo, per così dire, e tant'è che ci sono proposte legislative di modificarlo in attesa di capire se poi a livello europeo, insomma, la normativa europea andrà a porsi questa tematica. Sì, è sicuramente un tema. È un tema ed è strettamente connesso alla frammentarietà, perché poi noi guardiamo il 110, al codice privacy, per un progetto di ricerca che tratta dati sanitari che coinvolge istituzioni di ricerca a livello italiano. Poniamo un progetto finanziato da Horizon Europe che coinvolge più centri di ricerca, o anche non finanziato da Horizon Europe che coinvolga più centri di ricerca. Un centro di ricerca italiano deve applicare il consenso in determinate circostanze. In Francia è sempre richiesto laddove ci sia questo e quell'altro requisito. In Francia viene adottata dalla normativa nazionale, specificamente per la ricerca biomedica, un concetto di consenso molto ampio laddove è unicamente possibile. L'EDPB ha detto in una recente, non così recente ormai, opinion, è auspicabile che a livello europeo un progetto di ricerca che coinvolga più centri di ricerca in più territori dell'Unione Europea, in più Stati membri, è auspicabile che adotti la medesima base giuridica, che è sicuramente condivisibile, però c'è uno scenario normativo frammentario che rende evidentemente inapplicabile alle volte questa, come dire, raccomandazione più che sensata. Quindi c'è sicuramente un elemento connesso alla frammentarietà. C'è sicuramente una tendenza a livello europeo di aggirare attraverso governance, meccanismi di governance o strutture o sistemi di autenticazione e autorizzazione, vari livelli, sistemi federati, queste sfide, non v'è dubbio. Dall'altro lato però c'è anche un trend a livello, insomma un trend, non saprei se definirlo trend, ma un elemento, il GDPR emerge anche con la necessità di superare il tradizionale modello della direttiva precedente del consenso informativa, però adesso pensiamo al Data Governance Act, il modello di data altruism, è basato su consenso, su un'autorizzazione o consenso, autorizzazione per dati non personali, consenso per dati personali. Quindi, da questo punto di vista ci sono moltissimi filoni, moltissime tematiche aperte, moltissime sfide aperte.
soprattutto specificamente nel settore dei dati sanitari, il passaggio al garante laddove, oppure la base giuridica del pubblico interesse unicamente laddove previsto. Io insomma ricordo sempre le sfide della dottoressa Orucci, che ha lavorato con noi fino a un anno fa e che era nel comitato etico del San Raffaele e nella gestione dei dati personali, ha affrontato moltissime sfide pratiche che possono essere come dire, trattate da un punto di vista teorico in maniera del tutto, insomma, come dire, immaginando qualsiasi scenario, però poi dopodiché c'è sempre uno scenario applicativo in cui i nodi vengono al pettine. Ci sono più spunti, non so se ti ho soddisfatto con la mia risposta. Sì, ma non so se c'è una risposta. Esatto, nemmeno io, non per il momento, perlomeno. Quindi, sì. Comunque, se posso giustificare la nostra assenza, ma veniamo da un convegno in cui si parlava esattamente di questo punto, cioè la non disponibilità dei dati in sanità nonostante gli obblighi sulla pubblica amministrazione di mettere a disposizione questi dati, e che per molti versi uno è il quadro del desolato, così vi riassumo con una battuta quello che è emerso stamattina, e due è la specialità italiana di farci male da solo. A cosa è dovuto secondo questo approccio così restrittivo all'uso dei dati medici? Quali sono le preoccupazioni al di là, ovviamente, sono gli argomenti ovvi, no? La tutela della dignità personale e così via, però... Ignavia? Ecco, partirei con l'ignavia. Cioè, connesso a questo punto c'era un aspetto che è emerso questa mattina sulla cura dei dati di una pubblica amministrazione che rimbalzava ad un'altra pubblica amministrazione il suo non obbligo, insomma, di curare il dataset che doveva essere utilizzato, e con un riferimento normativo che stava descrivendo la dottoressa Coduro quando sono andata via, quindi c'era anche nuovamente un aspetto di cura del dato, di chi che si sobbarca il costo di curare quel dato per permetterne poi l'utilizzo a terzi, che mi sembrava un aspetto interessante perché insomma ritrovavo le sfide della ricerca, del settore della ricerca, ecco. E non dimentichiamoci che siamo in un paese in cui l'Istat ti lascia i dati in PDF. Dico tutto. Per fare un po' di scraping. ma perché devi usare i servizi di una multinazionale americana per fornire dei dati che noi paghiamo con le nostre tasse? È un tema della lista Nexa, ma non ne veniamo fuori, non ne veniamo fuori. Perché non ne vogliamo venire fuori? C'è qualche altra domanda, intervento? Volevo chiederti un commento, magari finale. C'è una questione che emerge ogni tanto quando si parla di scienza aperta, open access, ma anche più in generale open science. Per esempio Mirovsky ha sollevato questo punto, e cioè è, diciamo, l'appropriazione da parte dei poteri privati della porta di servizio, cioè sì. I dati vengono messi a disposizione, i risultati sono liberi a tutti, e questo poi dopo consente per vie traverse una riappropriazione di quello che di fatto è un bene pubblico, certo. un bene comune che viene prevalentemente prodotto dall'università e poi appropriato da lei. E, ecco, rispetto a questa problematica, che cosa, diciamo, com'è la consapevolezza a livello di comunità scientifica, quali sono i rimedi che vengono posti in essere? Sì, addirittura Mirovsky recentemente poneva uno scontro tra attori privati, cioè diceva i vecchi attori privati della ricerca scientifica, gli editori scientifici, contro i nuovi attori della ricerca, i nuovi attori privati della ricerca scientifica, le piattaforme, in questa tensione. Il ruolo del settore privato nell'ambito della ricerca è un aspetto particolarmente
come dire, sfidante della governance della scienza aperta. Mirovsky alle volte cade un po' in quella visione dell'open science come apertura indiscriminata, che questo è sicuramente un aspetto di cui abbiamo parlato già prima. Dopodiché sì, vi è necessariamente una dimensione connessa all'ingresso di nuovi attori privati. La risposta è nell'open science, non nel senso dell'apertura indiscriminata, ma con regole, diciamo, con tutele giuridiche che normano comunque l'uso del risultato scientifico, del dato, della... Diciamo sul modello delle licenze open source, no? Sì. Che consentono il riutilizzo però a determinate condizioni. Ecco, c'è qualcosa di analogo che viene applicato nell'open science in modo strutturale? Dunque, c'è sicuramente un tema di trasparenza. Io prima facevo riferimento al contributo di Anna Chior sul ruolo della commissione pubblico-privata nel settore della ricerca scientifica nel campo dell'intelligenza artificiale. Sicuramente è una questione di trasparenza, anche una questione di responsabilizzazione e di acquisizione della consapevolezza. Quando prima dicevamo la priorità è la cura del dato, della ricerca, e anche una consapevolezza nella scelta degli strumenti utilizzati o degli attori coinvolti nel trattamento del dato. Quindi, come dire, sicuramente Mirovsky porta un'istanza e porta anche una di quelle visioni di apertura, come dire, di nuovo torniamo sull'aspetto definitorio, su che cosa si intenda per apertura e che tipologia di apertura si auspica, si dovrebbe auspicare, ecco. È un aspetto che secondo me potrebbe essere, come dire, che si deve affrontare a livello di governance e che al momento un pochino manca, perché abbiamo una serie di iniziative frammentarie a livello europeo, abbiamo qualche cosa a livello nazionale, abbiamo degli interventi a livello internazionale, la raccomandazione dell'UNESCO fondamentale, però ovviamente c'è tutto un aspetto applicativo che richiede l'intervento dello Stato a livello europeo. L'Unione Europea non ha una competenza esclusiva in materia di ricerca scientifica, è una materia di competenza concorrente, quindi lo Stato membro ha un ruolo fondamentale. Quindi, come dire, c'è tutta una dimensione di governance, di scelte che possono essere, come dire, orientate a livello di costruzione della governance. Non so se risposta a tutto. Giulia, osservazione interessante. A livello internazionale, secondo i dati pubblici dell'UNESCO, gli stakeholders che hanno partecipato alla consultazione pubblica per l'adozione della raccomandazione sulla scienza aperta provengono principalmente dall'ambito accademico, con un distacco significativo rispetto a policy makers e organizzazioni scientifiche. Sembra che ci sia una percezione diversa della rilevanza della scienza aperta tra ambito accademico, comunità scientifica e istituzioni. Certo, questo è un punto sicuramente... Giulio è un esperto di diritto alla scienza nel settore internazionale. Sicuramente... Va bene, con questo commento possiamo concludere il nostro incontro. Grazie ancora, Ludovica. Grazie a voi.